Salve a tutti ragazzi, bentornati qui su GDR Addicted per questo nuovo video dedicato a Slam Dunk Mobile Game. Ed oggi tratteremo di un nuovo personaggio uscito veramente da pochissimo nel server global, ossia Toruha Nagata Training Camp. Che cosa si intende per Training Camp? I personaggi Training Camp sono il vero nome di quelli che noi nella community italiana chiamiamo i V2, cioè i version 2, la versione 2 di alcuni personaggi. Come un esempio appunto Sakuragi rasato, è la versione 2 del Sakuragi con i capelli lunghi. E questo personaggio, Toruha Nagata Training Camp, è proprio la versione 2 di Anagata base. E lo vedremo, lo analizzeremo insieme con le solite slide e le solite considerazioni sulle priority e la sua build. Cominciamo! Eccolo qua il buon Toruha Nagata che ha preso un cazzottone in faccia, una gomitata nello zigomo con il suo bel cerottino, senza più occhiali che si sono frantumati e quindi probabilmente ci vede meno, però è incazzatissimo, quindi vi annuncio già da adesso che menerà come un fabbro questo personaggio e lo vedremo subito insieme partendo dalle statistiche. Come di consueto i personaggi di Training Camp o i V2 hanno di diverso non solo i talenti ma anche le statistiche, perché sono un personaggio praticamente nuovo da rifare da zero. E questo Toruha Nagata che cosa ha subito a livello di modifiche? Ha subito un grosso buff negli attributi difensivi. Infatti, rispetto alla sua versione base, ha il rebound e il block molto molto più alti, da vero centro, ok? Il vero centro classico. In effetti, guardandolo, vediamo subito che ha due bei 100, sia su rebound che su blocco, ha un 81 di gem e un 50 di steal. Sono partito da qui perché è il cambiamento che maggiormente aiuta questo nuovo personaggio. Vogliamo fare un confronto con la sua vecchia versione. La sua vecchia versione aveva 95 di rebound e 92 di block, quindi sono stati aumentati molto questi due attributi, che lo rendono veramente veramente forte nelle statistiche più utili ad un centro, nei rimbalzi e nei blocchi. Per quanto riguarda invece le statistiche offensive, sono rimaste più o meno uguali, anche se per bilanciare il suo buff a livello difensivo hanno forse leggermente ridotto la sua capacità da middle, così come la sua res. Infatti il suo middle è 82, però un buon close 95, un dunk 95 e un layup 93. Nei general attributes invece vediamo che ha un 76 di control, 92 di strength, che è molto buono per un centro, soprattutto se è un centro che sfrutta la forza, un 90 di res, che è sempre ottimo ragazzi, ricordiamocelo, 90 è un valore ottimo di res, un jump di 80, un run di 74 che ahimè è il suo punto debole come tutti i centri basati sulla forza, e un 63 di dribble. Facendo il confronto con l'altra sua versione vediamo che la versione base aveva 86 di middle, quindi rispetto a 82 qualcosina in più, e 92 di res, anche qui un paio di punticini in più. A dire la verità è stato molto più ingente il buff che il debuff, quindi per questo sono molto contento. Gli hanno alzato anche la strength, che prima era 87, adesso è sulla novantina, abbiamo detto, quindi veramente ottimo. Jump più ne è rimasto uguale, run è rimasto uguale, anche le altre statistiche offensive sono più o meno le stesse, close invece che 93-95, insomma l'hanno secondo me molto ben bilanciato, rendendolo veramente uno dei centri che potenzialmente, se non sicuramente, sarà dominante in questo meta. Ma ora passiamo a vedere i suoi talenti, che sono quello che veramente ci interessa per capire quanto questo Toruha Nagata Training Camp è forte o meno. Eccoli qua, allora, i talenti di Toruha Nagata Training Camp. Si parte subitissimo ragazzi sui due rami di talenti più utili per un centro classico, ossia il suo ramo di talento per i rimbalzi, in questo caso strettamente legato alla sua mossa di T-Pin, e il suo ramo di talenti inerenti al blocco. Io personalmente vi consiglio di alzare per primo il ramo di High T-Pin, che è il suo ramo appunto dei rimbalzi con il T-Pin. Questo perché ragazzi il T-Pin di Nagata è veramente rotto, è rotto perché ha un range veramente molto grande e consente ad Nagata non solo di prendere i rimbalzi ma di buttare la palla direttamente a canestro e quindi fare direttamente punto sul rimbalzo. Vediamo un po' cosa ci dice. I primi tre nodi semplicemente vi aumentano l'effective range del T-Pin del 1.3,
1.5 e 1, 0.3 scusate, 0.5 e 1, quindi 1.8 tantissimo, aumenta tantissimo il suo range. Questi tre aumentano close it shot, quindi la possibilità una volta che prendete con efficacia rimbalzo di fare canestro con il tip-in in maniera più sicura. Questa skill qui vi dice che in realtà a Nagata può fare il tip-in raccogliendo la palla sia che la palla rimbalzi alla sua destra che alla sua sinistra, quindi non necessariamente dovete essere sotto il cerchiettino blu del rimbalzo per poter fare il tip-in, molto utile. Qui invece vi aumenta il contest value quando effettuate il rimbalzo. Contest value, vi ricordo, è un valore che vi determina quanto potete voi soverchiare, battere il vostro avversario durante il contest per il rimbalzo, il salto per il rimbalzo. Anche qui avrete un bel più 10 al contest value quando c'è rimbalzo. In più avete quest'altra skill, che cosa vi fa? Dice che quando Toro Nagata fa il tip-in può farlo anche se la palla rimbalza alle sue spalle, cioè dietro di lui. Ok, quindi cosa succede? Può prendere i rimbalzi facendo il tip-in a destra di dove sta lui, a sinistra ma anche dietro, fortissimo ragazzi, veramente forte, e la butta a canestro, tosto, tostissimo. Poi gli ultimi tre, vi dice che quando Toro Nagata fa box out può saltare più facilmente per fare il tip-in sulla palla, e questo vi dona un rebound range dell'1.7 totale in più, molto forte. Poi vedremo anche una slide sul riepilogo dei bonus che hanno questi due rami, perché sono molto importanti. Quindi primo ramo high tip-in, secondo ramo molto importante per un centro, il ramo del blocco, one arm block. Allora anche qui fondamentale prendere a Nagata un pericolo sotto canestro. I primi tre vi dicono che Toro Nagata è talmente familiare con l'area sotto canestro che quando l'avversario sta facendo una schiacciata o layup, il suo blocking range aumenta del 0.3, 0.2, 0.1, quindi di un totale di 0.6. Ok, poi cosa vi dice di qua? Toro Nagata super long arm gives him a wider blocking range, cioè le sue braccia molto lunghe gli garantiscono un blocking range ancora più aumentato. E quanto sarà aumentato? 0.2, 0.4, 0.7, quindi un totale di 7 e 4, 11 più 2, 13, 1.3. Il blocking range aumentato di 1.3, e andiamo a sommare al blocking range aumentato per il layup o il dunk di 0.6. Poi dice che quando Nagata sta sprintando il suo blocking range aumenta ancora e diventa 0.2, 0.3, 0.6, quindi un 1.1. quando sprintate aumenta ancora di più e diventa un 1.1. ragazzi, incominciate a fare un po' di calcolini di quanto diventa forte. In più questa skill vi dice che le sue braccia molto lunghe gli consentono di stoppare molto più facilmente i tiri, ok? E io qui penso si riferisca ai tiri in sospensione, quindi è molto efficace contro i tiri in sospensione, un po' come Akagi, che ha un range molto alto per le stoppate, soprattutto per i tiri normali, ok? Molto importante, secondo ramo, one arm block. Terzo ramo che vi consiglio, il flying alley-oop. Perché? L'alley-oop non è forte in sé per sé, ok? Non è una mossa prettamente instoppabile, anzi tutto il contrario, e lo sappiamo da Akagi, ok? Ma in realtà la cosa forte di questo ramo è questa cosa qui. Cioè lui va a fare l'alley-oop, ma in aria può passare la palla a un compagno. Ragazzi, questa è come la schiacciata di Uozumi, che all'ultimo può passare la palla. Veramente forte per attirare gli avversari su di sé e poi smarcare. Quindi l'importante di questo ramo non sono tanto i nodini piccolini o le skill proprio per schiacciare e fare l'alley-oop, che vi può essere utile se l'avversario è colto fuori guardia, ma questa cosa qui. Quindi è necessario che voi arriviate almeno a questa skill qua per avere una Nagata che sotto canestro è un po' imprevedibile, perché può fare anche altre cose, ovviamente può fare punto, ma soprattutto può passare la palla smarcando i compagni. E addirittura dice che se voi passate la palla ad un compagno smarcato, la sua accuratezza dei tiri da mid aumenta del 2, del 3
e del 5, quindi del 10%. Quindi non solo lo smarcate, ma lo boostate anche. Fortissimo. Veramente, veramente forte. Quarto ramo che vi consiglio, lo straight hook, le sue modalità offensive. Sono tutte modalità che gli consentono di aumentare la probabilità di fare canestro, soprattutto da mid. Vedete, ha una skill qui che sfrutta il post up, poi si allontana e fa un bel gancio bello lungo con cui fare canestro, o può fare anche da fermo saltando in stile fadeaway, oppure può fare delle varianti da close. Vi vedete, addirittura una finta per avvicinarsi, fa finta di fare look e poi va praticamente a smarcarsi. Qui invece proprio da close sotto canestro, vedete, ci sono tre varianti, questa è una. Qui fa la finta 1 e va dall'altra parte, e poi avete una finta addirittura tre volte, 1, 2 e 3. Utile come modalità offensiva, ma considerate che non è questa l'utilità di Hanagata. L'utilità di Hanagata è nei rimbalzi, soprattutto con il tip-in, e nei blocchi. Ok, questo è l'ulteriore ramo che vi consiglio, ma focalizzatevi soprattutto sui primi due. Quinto ramo invece, post-up. Il post-up è un altro ramo che ha un'utilità un po', diciamo, dubbia, nel senso che rispetto alle prime due che vi ho elencato non è assolutamente la priorità, e perché ve lo spiego subito. Tutte le sue mosse di post up sfruttano appunto il post up, e voi sapete bene che quando andate in post up ci sono i nanetti, i ladri maledetti tipo Miyagi o Fujima o Uekusa o anche Maki, che sono pronti lì a stilarvi la palla, perché per fare il post up dovete tenere palla, e dopo un po' che tenete palla vi aumenta la possibilità di perderla con uno steal. Qui vedete c'è una skill che fa il post up e la passa, una che fa il post up e la passa di spalle. Sono quelle un po' più utili, però nulla vi vieta, magari se avete le risorse, di ottenere anche, ecco, questa che può fare ankle break, o questa che fa una sorta di post up, si svincola e fa la schiacciata, oppure ancora questa qua che fa il tiro in fadeaway. Insomma, delle modalità offensive in più che vi possono essere utili, ma che io vi consiglio di fare con molta attenzione, proprio perché è suscettibile di steal da parte degli avversari. L'ultimo ramo invece è quello della sua ulti. La sua ulti secondo me ha subito un debuff molto molto grande, perché la ulti della Hanagata base, lo sappiamo, è molto difficile da stoppare. Ha un blocking point che è estremamente preciso e dovete avere una posizione estremamente precisa per poterlo prendere, senza contare che casualmente il gioco vi può far fare o il primo tempo o il secondo tempo, a due tempi la ulti di Hanagata V1, e ce l'ha anche quella della Hanagata V2. Però guardate un po', lui fa una mossa in cui si sposta lateralmente e poi schiaccia canestro. Vi dico che prima partita in rank in cui l'ho incontrato mi ha fatto la ulti, l'ho stoppato con Miyagi, abbiamo detto tutto, ok? Quindi una ulti che secondo me ha subito un po' di debuff pesante. Ha la possibilità di aumentata di far cadere gli avversari, di fare ankle break, recuperate l'energia, eccetera eccetera, il range aumenta, tutto quello che vi pare. Qui c'è la seconda versione in cui invece che schiacciare fa un floater, e quindi il tempo di stoppata è leggermente differente. Niente di eccezionale, però questo è. Eccovi qua la slide riepilogativa. Allora, priorità di building, abbiamo detto high tip-in, perché è veramente essenziale che Hanagata sia buildato in questo ramo per poter essere efficace nei rimbalzi e nei tip-in, che vi consentiranno di fare anche punti. One armed block, che vi serve per appunto aumentare le sue capacità difensive rendendolo uno stoppatore incredibile. Flying alley-oop, perché vi serve con la skill con il passaggio. E a catena straight hook per le modalità offensive, post up e bad luck dunk, che è la sua ulti. Questo personaggio ha bisogno di 140 character training card, quelle rosse ovviamente, ragazzi, quindi ricordatevi che sono diverse, che corrispondono a 63k diamanti, quindi 63.000 diamanti per buildarlo tutto. Ma se voi puntate a finire i primi due rami o primi tre, molto probabilmente ve la cavate con molto meno, magari intorno ai 18.000 diamanti, una cosa del genere, che lo rendono subito pronto per giocare in ranked, perché il suo scopo, la sua funzione è quello del centro classico, quindi prendere i rimbalzi, stoppare e magari fare la sponda con la layup e il passaggio. E gli servono anche per buildare questo personaggio. Vi servono 140 character training card, ovviamente quelle con la faccia di Toru Hanagata Training Camp, che equivalgono a 63k diamanti, quindi 63.000 diamanti. Ovviamente, ragazzi,
se voi alzate le skill essenziali dei primi tre rami, quelle che vi ho detto, già Hanagata è pronto per le ranked, perché il suo scopo principale è quello di prendere i rimbalzi con i T-Pin, bloccare e magari fare la sponda con l'alley-oop, il passaggio, ok? E magari ve la cavate con molto meno, intorno ai 18k, 20k, per poterlo subito giocare. E niente, non è. Poi, per buildarlo anche bene, vi occorrono 2240 Special Training Card, che sono le carte per i talenti rosse, non quelle blu classic, ok? Quindi cominciate a mettervele da parte perché vi serviranno. Passiamo ora invece al slide della build che vi consiglio io. Eccola qua. L'ho chiamata questa build Classic Center, proprio perché Hanagata in questo ruolo diventa un centro classico, un centro di forza. E come centro di forza gli si danno delle abilità per questo scopo. Abilità gialla Paint and Zone Advanced, che a livello 5 vi dà middle più 3 rebound più 1 open mid shot 0.7. Vi ricordo che gli hook di Hanagata, i ganci, si basano appunto proprio sul pallone di middle. Per le abilità verdi Power Rebounder, che gli dà un rebound più 3, strength più 1 e box out più 1. Vi ricordo che Hanagata ha dei buff se fa box out per fare poi il T-pin, quindi vi serve la forza e ovviamente il rebound. Per l'abilità blu Super Strength, che appunto vi dà strength più 3 e jump più 1, jump utile anche non solo per i rimbalzi ma per le stoppate. Per quanto riguarda i tratti, gli diamo i tratti tipici di un centro come ad esempio Akagi, ossia game control, che vi boosta la capacità di prendere i rimbalzi, quindi la statistica di rimbalzi finché continuate a prendere i rimbalzi. Box out purpose, che invece vi boosta il rebound se effettuate con successo un box out. E swingman, che vi dà un boost alle statistiche offensive, ossia un boost all'accuracy nella realizzazione quando siete in possesso della palla, mentre invece vi aumenta il blocking range quando siete in fase difensiva. Quindi veramente ottimo per Hanagata, che può fare entrambe le cose. Ok, passiamo ora a vedere, ragazzi, le slide di cui vi avevo parlato, ossia le slide che riepilogano il suo block bonus e il suo rebound bonus. Partiamo proprio dal primo, dal block bonus. Eccola qua, riepilogato, vedete proprio quanto di bonus buona Hanagata ha per i blocchi. Allora, il blocking range è aumentato di base, quindi sbloccandogli tutto il ramo del one armed block, di 1.3. Quindi di base avrà un blocking range aumentato di 1.3. In più, contro le up o i dunk, avrà un blocking range aumentato di 0.6 e con lo sprint di 1.1, il che vi porta ad una base più sprint di 2.4. Ragazzi, è tantissimo, cioè vuol dire che se lui sta sprintando per venirvi incontro, il suo blocking range aumenta di 2.4 volte. Fortissimo. Madonna, è una bestia, veramente veramente forte. Il secondo è contro il layup, semplicemente se state effettuando un layup il suo blocking range aumenta di 1.9, ok? Solo per il layup e dunk. Ma se voi state facendo il layup e dunk e lui vi sta correndo incontro con lo sprint, ha un blocking range aumentato di 3, più 3. Porca miseria, ragazzi, è fortissimo, veramente veramente forte. Se gli avessero dato un tiri blocco sarebbe stato sgravato, sarebbe stato penso il blocker più forte insieme ad Asegawa, soprattutto ecco sotto canestro. In più ha quella skill che vi ho detto, shot block, che può bloccare più facilmente i tiri in sospensione. Veramente ragazzi, un centro da paura. Sotto canestro, se ci andate a fare un layup, un dunk, questo vi distrugge la mamma e tutta la famiglia. Andiamo a vedere invece i bonus sul rebound. Eccoli qua, vedete, ha un effective range aumentato per il T-pin di 1.8, un T-pin contest value aumentato di 10 e un rebound range con il box out aumentato di 1.7. Ciò lo rende veramente veramente fastidioso, soprattutto per i rebounder che sono basati sulla corsa, come ad esempio appunto Hanamichi. Quindi lui è la scelta secondo me più saggia per bloccare Hanamichi skinhead, quindi con i capelli corti, nel prendere rimbalzi. Come? Semplicemente facendogli box out.
Quindi, mentre un amico vi corre incontro per prendere il rimbalzo, voi vi piazzate davanti con una nagata facendogli box out, vi boostate il contest value e gli fregate il rimbalzo. Inoltre, vedete al fadeaway T-pin, che può fare anche se la palla è alle sue spalle, o left and right se la palla è a destra o a sinistra. Quindi veramente un signor giocatore. Bene ragazzi, io vi ho detto tutto quello che vi dovevo dire sul bellissimo Hanagata Training Camp, che purtroppo ancora si è visto poco nelle partite ranked. Io sto registrando il video di venerdì e Hanagata è già uscito da 2 giorni. Per altri personaggi già li vedevamo in giro, come ad esempio Oda e Amici, mentre lui ancora poco e niente. Non so se questo è indice del fatto che non è molto accattivante come personaggio nuovo, ma io vi assicuro che se siete dei giocatori main center classici, lui è la scelta da fare assolutamente come prossimo personaggio da prendere, perché sarà il centro power rebounder principale per tanto tempo, perché ora in Cina è uscito Akagi Training Camp, ma anche quello è molto lontano per noi. Loro già da un pezzo giocavano con Hanagata Training Camp, che è stato veramente l'unico counter per Hanamichi. Quindi, se siete un center main, dovete averlo, non avete scuse. Io vi ringrazio ragazzi, la player review finisce qui, vi invito a mettere mi piace, condividere il video, iscrivervi al canale e passare a salutarci nelle live che facciamo sul sito Viola, in cui portiamo spesso Slam Dunk. Purtroppo a breve andremo in pausa estiva, perché ovviamente con il caldo io tra l'altro ho anche un trasloco da fare, quindi sarà abbastanza incasinata la questione, ma sicuramente ci terremo aggiornati e da settembre riprenderemo a pieno ritmo le live. Per quanto riguarda i video invece, magari continuerò a farne qualcuno, a caricarli soprattutto per i nuovi personaggi che arriveranno quest'estate, sono tantissimi. Io vi saluto e vi ringrazio ancora, ciao da Spike.